che il commissario di governo ha trasferito al Comune di Napoli 4 anni fa, e in questi 4 anni, ripeto, sono stati spesi solo i soldi per le bollette dell'energia elettrica. Io penso che la sua risposta sia estremamente lacunosa, e sia lacunosa soprattutto la valutazione che i suoi uffici fanno dell'operato dell'amministrazione comunale di Napoli. Grazie, passiamo all'interrogazione 3.662 dell'onorevole Pizzolante concernente le iniziative per garantire i contributi per le spese sostenute dai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni culturali per la realizzazione degli interventi conservativi autorizzati. L'onorevole Pizzolante ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Grazie Presidente. Ministro, la interrogo sul tema dei fondi di incentivazione per il ripristino, il restauro e il recupero dei beni storici, artistici e culturali, fondi che sono stati bloccati nel 2012 anche per un eccesso di pagamenti arretrati non effettuati che hanno messo in grave difficoltà proprietari di immobili e aziende, oltre al depauperamento del nostro patrimonio storico e artistico. Vorrei sapere, insomma, se intende il Ministero potenziare la dotazione di risorse per gli interventi già previsti, come si intende accelerare le procedure e cosa si intende fare per il passato, visto che questo, per il futuro, visto che questo fondo è passato negli anni da una dotazione di 23, insomma, ad una dotazione di 130 milioni soltanto. Grazie. Grazie a lei, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Ringrazio l'interrogante perché nel testo scritto ha ricostruito il quadro normativo amministrativo e ha posto all'attenzione dell'Aula questo tema così rilevante. Rilevante in Italia in particolare perché la forza del nostro patrimonio artistico monumentale è dato dal patrimonio pubblico, ma è dato anche da uno straordinario patrimonio privato, storico, artistico, vincolato, che è una parte essenziale dell'offerta del nostro Paese, della proposta culturale del nostro Paese. Purtroppo nel 2012, come l'interrogante sa, in un momento di rigore e di spesa, si è bloccato questo meccanismo, anche in considerazione del fatto in quel momento che si erano accumulati negli anni molti debiti nei confronti dei privati. E quindi io sono assolutamente d'accordo con l'interrogante che bisogna ripristinare quelle norme, e in questa direzione, positivamente.